Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania ed in questo video vi mostro come ho realizzato il liquore alla liquirizia aromatizzato all'anice. Un digestivo perfetto per concludere in bellezza una cena tra amici, da servire preferibilmente ghiacciato per esaltarne l'aroma. Gli ingredienti sono 500 g di acqua naturale, 500 g di zucchero semolato, 200 g di liquirizia pura di cui 4 caramelle Rotella Haribo, 140 g di alcol al 95%, anice stellato quanto basta. Per prima cosa metto in infusione per qualche ora l'anice stellato nell'acqua. Ricopro la caraffa con della pellicola e lascio che diventi acqua aromatizzata l'anice. Verso tutta la liquirizia in un pentolino, a cui aggiungo un po' d'acqua aromatizzata. Porto tutto sul fuoco e con molta pazienza lascio che la liquirizia si sciolga a bagnomaria, mescolando sempre. Ogni volta che l'acqua viene completamente assorbita dalla liquirizia ne aggiungo un po', sempre dalla caraffa. Con queste quantità sarà sufficiente farlo per 3-4 volte al massimo e dopo la liquirizia risulterà sciolta. Mentre la liquirizia continua a sciogliersi, in una pentola più grande metto lo zucchero, aggiungo tutta l'acqua aromatizzata in caraffa, filtrando l'anice stellato con un colino. Faccio sciogliere tutto lo zucchero e appena lo zucchero sarà liquefatto, aggiungo a questo sciroppo tutta la liquirizia oramai liquida. Anche se rimangono alcuni pezzi di liquirizia in cubetti, non importa, si scioglieranno pian piano continuando la cottura. Continuo a mescolare il tutto e porto a bollore per 3-4 volte, saranno sufficienti un paio di minuti circa. In tutta la casa si diffonderà un dolcissimo profumo di liquirizia. Ora lascio che si raffreddi per bene a temperatura ambiente e solo quando sarà ben freddo il mio composto potrò aggiungervi l'alcol. Se dovessi aggiungerlo quando è ancora caldo, si evaporerebbe e non si otterrebbe più un liquore. Mescolo e con un colino verso il liquore all'interno di bottiglie con tappo ermetico. Sono molto soddisfatta del risultato che ho ottenuto, è bello denso come volevo che fosse fin da subito. Comunque il mio consiglio è di conservarlo in frigorifero e di servirlo bello ghiacciato.
Nel tempo si rapprenderà ancora un po' e sarà ancora più buono da gustare. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto!